di sua moglie di renderli pubblici e quindi i giornali li hanno registrato queste posizioni. Io mi auguro come tutti che ci sia un chiarimento privato, insomma, perché se effettivamente i giornali hanno riferito cose inesatte, beh, insomma, voi siete in condizioni di darvi un chiarimento che può avvenire qualsiasi momento. Insomma. Posso dire una cosa di sensazione mia personale? Io credo che lei, Presidente, sia al massimo, anzi mi auguro, insomma, lei ha una grandissima popolarità, tutti le riconoscono le grandi realizzazioni del suo governo, lei ha avuto modo di, lo ha tutti i giorni, di valutare qual è anche l'affetto che la gente ha per lei, insomma. Io però credo che un Presidente del Consiglio, lei è una persona generosa, non sa dire di no, la invitano, lei ci va e si spende sempre con grandissima generosità e le dobbiamo dare atto, però io credo che alle feste e ai compleanni non si debba andare, insomma. Queste fotografie certamente dimostrano che per carità quella era una manifestazione pubblica come tante altre, insomma, però insomma io credo che ci sia anche, diciamo, una forma dell'istituzione che le rappresenta, forse qui potrebbe cogliere l'occasione che l'aver detto di sì a quella persona che l'ha invitata quella sera sia stata poi un errore, se poi ha scatenato questa tempesta mediatica. Insomma, crea un certo disagio vedere il Presidente del Consiglio che è fotografato insieme a dei signori, per carità, tutti rispettabilissimi, insomma, uno c'ha la maglietta Songhe Napoli, io francamente qualche forma di disagio la sentirei, insomma, mi piacerebbe, insomma, che questa occasione fosse anche l'occasione per dire, beh, forse è meglio che in queste occasioni il Presidente del Consiglio non compaia. Presidente, dunque io apprezzo la sua difesa della categoria e io non ho parlato dei giornali che hanno dato spazio dopo, io ho parlato delle falsità alla base di reazioni che ci sono state, quindi insisto su quello, due situazioni costruite artatamente, veline e questo. Non sono d'accordo con lei sul fatto che io come Presidente del Consiglio debba arrivare a non andare a una festa di matrimonio, a una festa di compleanno, a riunioni, perché rinuncerei ad essere me stesso, rinuncerei a mantenere tutte le promesse che ho fatto anche in sede amicale, a stare con la gente, quella persona che gli dice io sono Napoli, era una persona che lavorava nella cucina del ristorante, io quando vado in un ristorante normalmente faccio sempre gli incontri e le fotografie con tutti coloro che lavorano in cucina, a tutti chiedo cose della vita vera, parlo con i taxisti, parlo con i commessi, sono un uomo come tutti gli altri e ho un grandissimo rispetto soprattutto per le persone più umili, se cessassi di fare questo non sarei più me stesso. Possiamo vedere, Presidente, per un momento i tanti momenti felici anche della sua vita, perché sennò poi resta soltanto il ricordo dei momenti amari. Vediamo Ester Vanni. È stato Berlusconi a chiedermi di sposarlo. Certo, lo desideravo, ma non avevo mai domandato nulla. Invece è successo. C'erano già i bambini, forse era la riconoscenza per il tempo passato insieme. C'è stato fin dall'inizio un legame travolgente. Travolgente è un aggettivo che spiega mio marito meglio di ogni altro termine. Sono stralci dalla prima intervista da First Lady rilasciata da Veronica Berlusconi al settimanale Epoca nel maggio del 94. Dal primo momento con mio marito è iniziato un colloquio amoroso che dura tuttora. Ogni volta che torna a casa è come se fosse la prima volta. Torna e mi sussurra qualcosa nell'orecchio. Mi fa sentire la presenza più importante nelle fantasie del suo mondo più privato. Berlusconi, una sera del 1980, seduto nella platea del Teatro Manzoni, vede Veronica Lario recitare. Rimane fulminato dalla sua bellezza e va a bussare al suo cameretto. Maria Latella, nel suo libro Tendenza Veronica, in realtà si erano già incontrati a una cena, proprio a Palazzo Rovani, dove poi avrebbero vissuto insieme. Il cavaliere va a trovarla a Roma.
Era la fine della stagione teatrale, ha raccontato Veronica. Ebbi la percezione che quell'incontro apriva a un futuro, ma il nostro rapporto si è costruito nel tempo. Lui aveva alle spalle una famiglia che ad un certo punto non ha più retto. Nell'81 decidono di vivere insieme. Lui mi aveva incantato, stavamo vivendo uno di quei momenti irripetibili nelle storie sentimentali. Nell'agosto 84 nasce Barbara, la loro primogenita, poi Eleonora, poi Luigi. Intanto Silvia ha ottenuto il divorzio dalla prima moglie, con la quale ha sempre mantenuto un eccellente rapporto. 10 anni dopo, quella sera al Teatro Manzoni, Silvio e Veronica si sposano a Milano. È il 15 dicembre 1990. Gli invitati sono meno di una dozzina, Bettino ed Anna Craxi, i testimoni. Quando Silvio mi ha chiesto di sposarlo per dare ufficialità al nostro rapporto, venivo da una stagione difficile. Avevo capito che mio marito non era un uomo da dedicarsi alla vita di coppia. Quella richiesta veniva a portare armonia. Negli anni qualche pettegolezzo sulla coppia c'è stato, ma nel luglio 2006, in occasione dei suoi 50 anni, ritroviamo una Veronica emozionata. Ho pianto, mi sono commossa, dice, dopo aver ricevuto a Marrakesh uno splendido regalo dal marito travestito da danzatore berbero. Tutto finito. Non ero travestito da danzatore berbero, ero travestito da nobile berbero e non ho danzato. Sono arrivato, Veronica pensava che io stessi parlando in quel momento al Parlamento italiano, invece io andai lì, mi cambiai sulla automobile che mi portava a questo ristorante. Il proprietario del ristorante aveva chiesto se poteva omaggiare Veronica con un suo regalo, quindi Veronica ritenne che io fossi il rappresentante del padrone del ristorante, le portai questo regalo. Poi naturalmente, aprendo il regalo, trovando la carta di un noto gioielliere, capì e scoppiò in lacrime. Io credo che tutte queste cose che ho visto qua non facciano che aumentare il dispiacere, il dolore per una storia che finisce o che può finire. Mi spiace che sia tutto buttato così, in pasto ai giornali, in pasto alle televisioni. Io sono qui, rispondo alle sue domande, volevo rispondere soltanto sui due accadimenti falsi che sono stati falsificati dai media e non addentrarmi in cose che ancora oggi penso debbano restare nella dimensione privata. Buonasera, Roberto Napolitano, direttore del Messaggero. Prego. Ma io volevo chiedere una cosa, Presidente del Consiglio, che ho seguito quello che ha detto Ferruccio De Bortoli. Io lo volevo, anche diciamo come Presidente del Consiglio, come marito, la preoccupano di più in questo momento le critiche private, amare, di sua moglie, o il timore di deludere la gente d'Abruzzo con la ricostruzione? Io ero venuto per parlare dell'Abruzzo e avevo anche tante buone notizie da dare. Non ho il timore di deluderli, perché intanto vorrei dire che ad oggi noi siamo in una situazione molto difficile come gestione, ma a cui facciamo fronte benissimo e stiamo suscitando anche l'ammirazione di tutti gli altri paesi e delle protezioni civili degli altri paesi, che ci chiedono di poter conoscere il nostro progetto e la nostra esecuzione. Pensi che oggi noi abbiamo qualcosa come 75.280 persone che gestiamo ogni giorno, fornendo a queste persone pasti caldi alla mattina, a mezzogiorno, alla sera. Li abbiamo suddivise metà e metà, per metà siamo riusciti ad allocarle presso istituzioni alberghiere, a Teramo, a Pescara, a Chieti, ad Ascoli Piceno e in altre città. Altre ancora sono in case messe generosamente a disposizione da parenti, da amici o comunque da privati. Sono esattamente 32.247 le persone che sono sotto un tetto e assolutamente in una situazione di comodità. Sono 33.033 le persone che ancora abitano nei campi che abbiamo realizzato di tende. Abbiamo esattamente 170 campi con 5.600 quinte molto moderne, illuminate, riscaldate. Stiamo dando la televisione,
sono fornite di tutti i servizi possibili, per esempio abbiamo 200 moduli con tre bagni che visitiamo, puliamo e sterilizziamo 4 volte al giorno, abbiamo 99 cucine da campo con dei cuochi di cui tutti dicono lodi e abbiamo dei 39